Debutto casalingo domani alle 16 per l'Atletico Gela nel torneo di promozione. La squadra giallorossa se la vedrà con il Ragusa in un derby che promette spettacolo. L'11, allenato da Simone Pardo, all'esordio domenica scorsa ha vinto per 1-0 a Priolo. Un risultato stretto e giunto in zona Cesarini, ma così come sostiene il presidente del club, Cristian Paradiso, assolutamente meritato. Meritavamo di vincere di più, comunque ci sarebbe stato un 1-0, portare 3 punti a casa e metterli in cassaforte. Domani pensiamo a un'altra bella sfida che sarà il Ragusa. Un Ragusa comunque con tutto rispetto di una squadra formata da persone adulte, persone che comunque vengono da categoria di Lega Pro, e noi comunque ci giocheremo la nostra partita tranquillamente. E domani si prevede anche il debutto del nuovo portiere Di Martino? Sì, ottimo. Di Martino l'abbiamo acquistato giorni scorsi, abbiamo fatto un buon acquisto con lui. È un ragazzo che comunque voi ben conoscete, viene da diverse primavere del Torino, della Lupa Roma, diverse società comunque importanti che nel contesto ha fatto il ragazzo ottimi campionati. Abbiamo preso Di Martino per essere più sicuri, un ragazzo promettente e che comunque la nostra rosa viene rafforzata da giovani talenti, che come tra i quali è Di Martino. E per domani vi attendete anche il pubblico amico che vi sostenga? No, abbiamo, in questa settimana abbiamo lavorato anche con il pubblico amico, abbiamo anche ora un po' di tifosi che comunque sono affezionati ai colori giallorossi e che ci permettono di in qualche modo di incoraggiare i nostri giocatori, l'Atletico Gela, mentre che giocano. Delle due squadre gelesi, Gela e Macchitella, chi l'Atletico Gela teme di più? Ma noi non temiamo né il Macchitella e neanche il Gela. Sono squadre che comunque noi rispettiamo perché sono squadre della città di Gela. Ho sempre tifato per tutte e tre le società, sia Atletico, comunque da presidente io che Macchitella e Gela Calcio. Quando verranno, diciamo, i derby con loro, faremo anche le nostre partite, ma noi comunque non temiamo nessuno. Ci faremo il nostro campionato e penseremo a una salvezza tranquilla all'Atletico Gela, quindi non abbiamo nessun problema con nessuna squadra. Dunque domani debutto davanti al pubblico di casa, un appuntamento con la vittoria che non deve sfuggire per la compagine gelese. Per domani uno fisso? Speriamo il da farsi. Io penso che comunque ce la dovremmo fare, poi la palla è rotonda, possiamo anche perdere, non si sa.